Siamo qua con il vicepresidente dell'associazione La Lupus in Favola. Siamo alla 15ª edizione della festa di fine caccia e vorremmo chiedere al presidente da che è venuta e come mai questa idea di festa di fine caccia. Beh, questa la festa celebra la fine della stagione venatoria, che ovviamente è per molti animali un periodo di sofferenza, perché molti di animali migratori e stanziali finiscono per morire sotto le armi dei cacciatori. Noi che siamo un'associazione ambientalista e che diciamo siamo per un'attività venatoria regolamentata, ma auspichiamo anche una chiusura dell'attività venatoria, facciamo questa festa per celebrare questo momento, che è la fine della stagione della caccia. Ovviamente per noi è anche un momento di finanziamento per l'associazione, quindi chi viene qua offre, si tessera, offre, dà delle offerte, perché per noi, essendo l'associazione di volontariato, è importante anche questi momenti come raccolta fondi. La Lupus, oltre a questo, però non fa solo la festa di fine caccia, fa tante altre attività nel campo ambientale, quindi dai boschi alle cave, dall'acqua all'urbanistica, dai parchi ai problemi dell'inquinamento. Quindi è un'associazione che fa tante cose. Il programma si trova sul sito della lupusinfavola.it, e chi vuole può anche chiaramente ricevere una newsletter che è settimanale mediamente. Ringraziamo il vicepresidente Claudio Razzi, dandoci appuntamento ad uno dei vostri eventi. Sappiamo che comunque la Lupus è molto attiva nell'ambito di Fano, nel territorio dei dintorni. Sì, no, se posso annunciare qualche prossima iniziativa. Allora, la domenica prossima avremo un'escursione sul Monte Cucco, ma sabato prima c'è l'Assemblea Generale dei Soci, che avviene una volta all'anno, dove verranno eletto anche i nuovi organi direttivi, il Consiglio della Lupus e poi il Presidente, il Tesoriere, eccetera. E poi tra i prossimi appuntamenti ci sarà anche un incontro con alcuni esponenti del movimento Notav, che quindi con un appuntamento che sarà a Cagli e un altro a Pesaro. Quindi invito a chi segue la TV di consultare il sito e quindi di venire anche ai prossimi appuntamenti. Ringraziamo ancora di nuovo Claudio Razzi. Logicamente, se saremo liberi, saremo ben contenti di venire ad uno dei vostri eventi. Bene. Da Teleschianto è tutto, alla prossima.